Plogging, cosa si intende per, con questo termine? È uno sport il plogging. È uno sport vero e proprio. L'attività fisica con le pulizie dell'ambiente. L'ha inventato un podista svedese di Stoccolma, che lui correva soltanto, poi ha deciso anche di raccogliere questi rifiuti, stanco di vedere i rifiuti per strada, mentre correva ha deciso di prendere una busta, un guanto e quindi di raccogliere mentre corri. Plogging infatti era una parola svedese plock up, che vuol dire correre raccogliendo, e poi in inglese diventa plogging. Io già camminavo da un annetto prima di iniziare a fare plogging, 3 anni fa. Poi 2 anni fa ho visto questa cosa su internet, siccome camminare non sudavo troppo, mi annoiava. Invece concentrato sul rifiuto, esco da casa 2 o 3 volte a settimana cercando questi rifiuti. Con quale strumentazione esci di casa? Vestito da jogging? Sì, in più oltre a quello mi porto i guanti, devono essere dei guanti buoni perché non ti devi tagliare, puoi trovare di tutto. Delle buste in tasca e un bel belle cuffiette alle orecchie, così sento pure un paio d'ore di musica. E poi in più ricevi anche tanti complimenti dalle persone, fai del bene all'ambiente, fa del bene all'autostima, fa bene a tutto il plogging. Quindi Paolo, in sostanza tu raccogli tutte le tipologie di rifiuti che trovi per strada e poi una parte cerchi di differenziarli, ma insomma non è semplice essendo da No, solo, da dicevi. solo non puoi differenziare, riesco a differenziare solo il vetro e poca plastica. Quindi il vetro l'ho buttato nelle campane oppure nei cestini che stanno sul lungomare, un po' di plastica pure riesco a buttarla, riesco a buttare parecchi bicchieri frutto della movida della sera prima, quelle cannucce, quelle le butto sempre nel contenitore della plastica, però per lo più non puoi fare differenziare, se no dovresti passare e lasciare un tipo di rifiuto per terra, invece così facendo riesco a raccogliere tutto. Riesci ad avere appunto delle persone che magari ecco riescono a fare anche loro quello che fai tu? A volte ho organizzato delle iniziative, ci siamo sempre quei 15, 20, anche 30 persone, abbiamo raccolto parecchie cose in quel modo, e in quel modo riusciamo anche a differenziare. Invece altre volte, sia in privato, mi mandano dei lavoretti che fanno loro autonomamente sotto casa o nella aiola che hanno vicino, insomma, che gli piace di più. E forse lo fanno anche grazie alle foto che metto io, e quindi da lì possono partire, dice, lo voglio fare Ti anch'io. è capitato in questo periodo in cui abbiamo passato un'emergenza importante come quella del Covid-19, di trovare magari con più frequenza le famose mascherine, i guantini? Ne raccolgo tante, sia di mascherine che di guanti, purtroppo. Però nel periodo Covid, quando si poteva uscire nei primi 200 metri, soltanto a 200 metri di distanza, ho pulito parecchio il bricchetto e anche le zone qua intorno. Le strade erano molto più pulite rispetto ad adesso. Nel periodo Covid erano molto pulite le strade perché la gente non frequentava e quindi non sporcava.